Salve a tutti ragazzi, sono Fabio Giuliano che vi parla e oggi porto la lista di Eldritch aggiornata per il formato. Il mazzo è ovviamente il mazzo che mi piace di più, è quello che sto testando al momento. Ovviamente la mia tattica è quella di testare tutti i mazzi del meta e poi creare una lista di Eldritch che sia più performante possibile. Questa mi piace, è comunque abbastanza valida. Piccolo off topic, c'è una proxy, alcune carte che non ho ancora, che poi vi dirò con cosa sono sostituite, e che poi ovviamente voi giocherete. Perché comunque la lista è abbastanza simile a quella che gioco su DB, cambiano appunto quelle due carte di side, cioè due carte di extra e basta. Per il resto è abbastanza uguale. Allora, per i mostri gioco ovviamente i tre Lord, che sono staple perché nel formato girano ancora un po' di bestial, Albatz comunque li può giocare, sta girando un po' anche Drago Control con appunto i bestial, quindi 3 Lord secondo me è forte. Poi contro i mazzi che non sono Kashtira, fare Lord essendo tolgo una è comunque una giocata forte. Gioco Monoland perché giocarne di più fa schifo. Giocarne 0 contro il Lord secondo me ha poco senso e può essere rilevante contro alcuni mazzi perché diciamo è anche un parino, è un bait anche perché contro mazzi che non sono Kashtira fare Lord Sandow, ripeto, è forte. Se sai che magari l'oppo non hai bestial oppure comunque ci vuoi giocare sì contro i bestial, però mai già il modo per pararti Lord comunque non è male come giocata e può essere sempre forte e rilevante. E poi è un body che entra sul field Lord, quindi è forte. Reparto Eldritch, questi qua, è standard. Nel passato formato si giocavano tre di questi e due di questi, ma ora diciamo è meglio giocare il radio standard. Quindi questo è standard. Poi come unica HT gioco 3 Ashe perché Ashe ti copre il matchup contro Branded e il matchup contro Labyrinth. Contro Kashtira è un po' meh, però puoi farla, sì, ma non è risolutivo. Diciamo che un Ashe su Branded Fusion è abbastanza forte. Gli blocca le giocate forti a Branded, cioè lo fa giocare per carità, però gli blocca molte giocate. E contro Labyrinth è forte sui welcome, quindi sia su big welcome che su welcome gli togli un po' l'engine, diciamo, comunque diventa un po' più lento il mazzo, quindi la preferisco come HT rispetto alle altre. Come reparto pot 3-2, non ho prosperity, se no queste diventano 3 prosperity e sarebbe sicuramente meglio giocare prosperity con Ashe, però non le ho e quindi ho cercato di giocare le pot che mi piacessero di più. Queste vabbè, sono stanno due di queste va benissimo perché giocarne di più fa schifo. Questa è un po' spicy. Giocavo anche il tizio che ha fatto top a Lima. È forte perché infatti l'ho menato dopo che il tizio la giocava perché ti dà un bel vantaggio contro Labyrinth, anche perché non tutti in Labyrinth ti mainano Heavenly Prison. Quindi questa può essere abbastanza risolutiva. Ti dà un bel vantaggio anche contro Branded perché gli togli in caso Red, perché loro punteranno a farti Red Chimera Spacco quando tu setti. Quindi questa è abbastanza forte se la vedi. Come Floodgit, che è il reparto quello più succulento, diciamo. Tre Skildrain, tre Rivarvi, tre Darkhand V e due Gozen. Allora, perché questo ratio? Allora, questa è quella più forte di tutte perché ti aiuta contro praticamente tutti i matchup. È fortissima contro Kashtir, è forte contro Labyrinth, è forte contro Branded, è forte un po' contro tutto, anche contro Traptrix. Rivarry è forte contro Branded, è forte anche contro Kashtir in alcuni spot, ma fa schifo contro Labyrinth. E contro Traptrix è un po' meglio in realtà. È ok, è forte anche lì in un paio di spot. Darkhand V è forte contro Labyrinth, forte contro Kashtira, ma fa schifo contro Branded. Invece Gozen è quella che mi piaceva un po' di meno in realtà. Questo può essere un po' particolare perché alcuni ti giocano proprio Gozen come anche unico Floodgit oltre a Skill Drain.
Però è quello che mi convince un po' di meno in realtà, perché contro Kashtir è forte, però contro Labyrinth fa schifo, contro Trap Trick è abbastanza una merda, e contro Branded ha alcuni spot buoni, ma per il resto fa abbastanza schifo, quindi non mi piace sinceramente, è quella che vedo un po' meno rispetto agli altri. Come unica trappola, gioco due torrenziali, si potrebbe aumentare se magari avete Prosperity e volete cattare queste due. Giocate terzo Gozen, terzo torrenziale, oppure altre due trappole, o altri due float che tipo Summon Limit, che si potrebbe anche giocare, ma a me non mi convince più di tanto. Questa è quella che mi convince ovviamente di più come unica trappola. IP, Iman non è forte, cioè è forte bene o male un po' contro Labyrinth, è forte contro Branded su alcuni spot, e contro Kashtira fa schifo, quindi tu... Contro però Trap Trick è buono perché gli ban il target di Olotea, non è male comunque per togliere roba. Come unico Solenn ovviamente 3 Judgment, perché siamo in un meta in cui Everly è onnipresente, praticamente tutti i mazzi diventano Everly, quindi Solenn va giocato. E come ultima carta ovviamente 3 Everly, che questa è l'unica proxy che ho, infatti devo shopparmi il terzo Structure là, Trap Trick. Come extra invece parte il Moai Giga Shad. Il mio padre, porta fortuna, se non giocate questo perdete ogni partita, vi ricordo. Come Xyz, rank 10, questi è il Diablo ovviamente, questa è carina come carta, però non cari praticamente ma niente di sto extra, a parte lui per vincere i turni, che se ti capita è già un miracolo. The Pleiades, lui capita abbastanza spesso che lo cali. Loro due sono in realtà sostitutivi, li sto un po' testando ora IRL, però non mi convincono più di tanto. Fanno un po' cagare, Zeus che è rotto, che può capitare che lo cali. Questi due sono i sostituti di Laina e Dark, che non ho, e dovrei shoppare. Questo è perché non ho Linguribo, però onestamente non è mi cambi più di tanto, Linguribo è lui, è comunque un target se ti becchi Ibly, però se devi essere stupido perché se ti becchi Ibly. Hai comunque Lord per andare a toglierlo. Lui, vabbè, standard, Hip, Vampire, ok. E loro due, onestamente, Link 3 BLS mi fa schifo perché tanto non cali mai. Questo può essere carino se lo riesci a calare, ma... Diciamo che dell'extra di Edric, su 15 carte, se ne cali già 8 è già tanto. Adesso è tutto a bruciare. Poi, come side, abbiamo i 3 Kaiju. Non ho 3 Kamehameha, cioè non ho 3 Galarla. Sì, perché Lava Golem non mi piace. Sfera è ancora più terribile. Cioè, contro Kashtira fa schifo. Fanno schifo entrambi perché Kashtira li mette a Rise Passo. E se invece... Perché sennò si coppa Nibiru. Infatti prima giocavo Nibiru addirittura. Ho provato anche Nibiru di main, ma un sacco di gente mi faceva Rise Passo con Lance, eccetera. Quindi questa diventa più risolutiva. E se in caso sono pazzi e ti fanno la combo, ci spari 3 Nibiru direttamente e perdono. Poi 2 Everly Prison, perché ti devi coprire anche tu. Contro Labyrinth questi possono essere forti, perché sono 3000. Quindi non sono male anche per game state semplificato in cui fai picchio. 3 di Barrier, che prima mainavo. Ora però mi sono un po' piaciute di meno, diciamo. Sono forti ugualmente, però non lo so, non mi stanno piacendo più di tanto in questo periodo. Sono forti sì contro un po' tutto praticamente, a parte contro Labyrinth, però è un po' meno. Da mainarli secondo me no, perché se ti puoi beccare Labyrinth sono una carta morta, quindi... Poi per rispettare anche il matchup contro Runic, abbiamo 3 Antispell che sono forti anche contro Branded, cioè se vedi questa da primo contro Branded hai quasi vinto praticamente, che poi gli passi tanto tanto sopra. Se hai Engine poi gli passi sopra che è una meraviglia. Poi come ultima carta, non sapevo cosa giocare, però menando land, questa mi piace. Scusatemi se me ne sono accorto ora che giravo sempre le carte, in realtà dovevo girarle così, quindi scusatemi. Questa è forte, perché è un'altra auto Everly, e potenzialmente è pure esercitabile, quindi non è male. L'unica pecca è che però ti fa stare sotto i bestial, quindi non è un granché in realtà. Però è forte, cioè se la vedi... Cioè, se hai land e quindi te la puoi searchare, non è male come out a Everly. È un out in più che è searchabile, così hai bene o male 4 out a Everly, che onestamente non mi dispiace.
Poi non so che onestamente cosa mettere, perché terzo level di prison mi sembra un po' troppo pesante, cioè non mi piace. Giocare altro non saprei, cioè una monopair forte forte onestamente non saprei quale giocare. A pointer non mi piace, a tremolo non saprei perché la side mi sembra abbastanza standard e abbastanza solida così. Cattare qualcosa non lo so, non mi sembra buono. Prima al posto di questa c'era Duster, infatti lo gioco di side, poi l'ho mainato, cattato torrenziale, prima gioco terzo torrenziale. Gozen sempre duro l'ho lasciato perché non mi è mai piaciuto in questo formato. Poi, sì, qualcuno mi dirà sì, però è forte, ma onestamente no. Quindi questa era la mia lista di Edlich. Scusatemi ancora per le proxy e per alcune carte che non ho ancora, però cercherò di averle il prima possibile, speriamo. E io spero che tutti i fradichi ti vadano a zero. Vaffanculo! Niente, ringrazio Luca ancora per avermi dato questo piccolo spazio per il mazzo che mi piace di più. Cioè, anche se il mazzo è un po' meh, cioè è meglio rispetto al meta scorso, però è ancora abbastanza, cioè non è ancora il suo meta giusto per essere di nuovo come era un anno fa, quindi un competitor, comunque un mazzo che se la può giocare contro i mazzi migliori. Cioè, se la può giocare, però non è ancora il suo meta. Non è ancora il suo meta, finché anche girone un po' i beastial, anche con un solo mazzo avrà sempre il matchup negativo. Infatti contro Brand, se non giochi i beastial, te la puoi tranquillamente giocare, ma se giochi i beastial, anche per quello non gioco 3, io gioco pure land, perché ti velocizzo. Anzi, si potrebbe pure pensare di giocare white, come una white ovviamente, per velocizzare ancora di più e non stare sotto i beastial. Quindi questa era la lista, ringrazio ancora Luca e niente, ciao!